In questo problema un blocco di massa M viene appoggiato da fermo sopra questo piano inclinato. A sua volta il piano inclinato però può scorrere su un piano orizzontale. E infatti per questo ho disegnato le rotelle. L'attrito è nullo sia tra il blocco e il piano che tra il piano inclinato e il piano orizzontale, come indicato dai coefficienti d'attrito statico e dinamico che valgono 0 in tutti i casi. All'inizio il sistema è tutto fermo, sia il blocco che il piano inclinato. Come indicato qui, V uguale a 0, con la lettera minuscola indico la velocità iniziale del blocco, con la lettera maiuscola la velocità iniziale del piano inclinato. Invece poi con V, ma con gli apici, V' piccolo e V' grande, indicherò le velocità finali del blocco e del piano inclinato. Gli altri dati sono le masse del blocco e del piano, e l'altezza da cui si lascia cadere, si lascia fermo, non cadere, si lascia da fermo, si appoggia il blocco, altezza però rispetto al piano orizzontale, e l'angolo alfa alla base del piano inclinato che in realtà non serve. Vediamo di capire perché sia il blocco scende ma anche il piano va indietro. E beh, è abbastanza ovvio perché il blocco scendendo fa una forza sul piano che è uguale e contraria alla forza vincolare che il piano fa sul blocco. E quindi questa componente, cioè questa forza obliqua inclinata che il blocco esercita sul piano, ha una componente orizzontale verso sinistra che fa spostare il piano inclinato a sinistra. Quindi mentre il blocco scende, acquista velocità, ma anche acquista velocità il piano inclinato verso sinistra. Le due velocità, V' e V', o piccolo e grande, sono le due incognite di questo problema, quindi serviranno due equazioni. Un'equazione è la conservazione dell'energia meccanica, infatti non c'è nessun tipo di attrito, non ci sono forze dissipative, l'energia meccanica totale del sistema si conserva. L'altra equazione è la conservazione invece della quantità di moto totale, perché non ci sono forze esterne che agiscono sul sistema dei due oggetti. I due oggetti sono il piano inclinato e il mattone. Quando un sistema di due o più oggetti non ha forze esterne su di lui, allora si conserva la sua quantità di moto totale. Cominciamo proprio da questa seconda equazione, la conservazione della quantità di moto. Quindi abbiamo che la quantità di moto del piano inclinato e del blocco, alla fine, le due quantità di moto sommate devono fare 0. Da qui si capisce che il piano inclinato deve andare a sinistra dal momento che il blocco va a destra. Altrimenti la somma non farebbe 0, quindi questa V' deve essere negativa. E si capisce anche che siccome il piano inclinato ha una massa che uno immagina maggiore rispetto al blocco, oppure diciamo così, se il piano inclinato ha una massa maggiore del blocco, allora avrà anche una velocità, retrocede diciamo con una velocità minore rispetto a quella del blocco. Se invece m grande e m piccolo sono uguali, avranno i due oggetti la stessa velocità finale. Se invece è più grande la massa del blocco, andrà più piano il blocco alla fine del piano inclinato. L'altra equazione, invece, la conservazione dell'energia meccanica, ci dice che l'energia meccanica all'inizio è uguale all'energia meccanica alla fine, quando il blocco è sceso e il piano arretra, cioè quando i due oggetti si separano. È un po' come se fosse un urto visto al contrario, due oggetti inizialmente attaccati che si respingono uno con l'altro e si separano. L'energia meccanica all'inizio è soltanto l'energia potenziale gravitazionale del blocco, infatti i due oggetti stanno fermi, non hanno energia cinetica e non ci sono altre forme di energia, non c'è per esempio nessuna molla, non c'è nessuna energia potenziale elastica. Alla fine, invece, quando i due oggetti si sono separati, l'energia potenziale gravitazionale non c'è più perché il blocco è giunto a terra a livello del terreno, a livello del piano orizzontale. Ma ci sono le due energie cinetiche del piano inclinato e del blocco, quindi la somma di questi due termini. Quindi abbiamo due equazioni in due incognite, che tra poco andiamo a risolvere. Vediamo perché la forza totale esterna sul sistema piano inclinato e blocco è 0. È zero perché le forze esterne sono le forze peso che la Terra esercita sui due oggetti e la forza vincolare che fa il piano orizzontale sul piano inclinato per non farsi sfondare. Sono tutte forze disposte in verticale, quindi lungo l'asse Y, e si annullano tra di loro.
Infatti, la forza vincolare serve proprio ad annullare le due forze peso, che sono la forza peso che la Terra esercita sul piano inclinato e la forza peso indicata con Fp minuscolo, questa invece è Fp maiuscolo, che la Terra esercita sul blocco. Del resto, se non fossero uguali la loro somma verticale, cioè se queste tre forze verticali non si annullassero tra di loro, il sistema mostrerebbe cioè si sposterebbe in alto e in basso, mentre invece alla fine i due oggetti vanno a destra e a sinistra. Inoltre, anche in orizzontale, la forza totale esterna è zero, perché queste tre forze sono solo verticali, non c'è nessuna forza che agisce in orizzontale. Nessuna forza esterna, le forze interne invece ci sono, l'abbiamo dette prima, sono la forza vincolare Fv piccola che minuscola che il piano fa sul blocco e la reazione uguale contraria per il terzo principio di Newton che il blocco fa sul piano. Ma essendo forze interne non è importante e non è necessario andarle a studiare perché con la conservazione della quantità di moto totale del sistema intero dei due oggetti le forze interne vengono trascurate. L'importante appunto è che le forze esterne non ci siano. Il fatto che vengano trascurate non vuol dire che sono trascurabili, vuol dire che non entrano in gioco nell'equazione di conservazione della quantità di moto, non sono trascurabili, ma non hanno nessun ruolo in questa equazione. A questo punto si può risolvere il sistema di queste due equazioni che ho riscritto qua sotto. In particolare raddoppiando tutti i termini nell'equazione di conservazione dell'energia meccanica per togliere questi fattori un mezzo che danno fastidio. Poi un'altra cosa conveniente per i calcoli può essere quella di definire il rapporto delle masse e quindi lavorare anziché con due parametri, m grande e m piccolo, con un parametro solo che è il loro rapporto. Quindi dividiamo la prima e la seconda equazione tutte e due per m piccolo, la massa del blocco. E quindi otteniamo le stesse due equazioni con un parametro solo che è questo rapporto R. Dopodiché un sistema di due equazioni in due incognite di secondo grado si risolve per sostituzione. Ricavo per esempio questa incognita V' minuscolo dalla seconda equazione e la sostituisco nella prima equazione. Cioè la vado a sostituire qua. Perciò ricavo meno Rv' e elevo al quadrato, sostituisco. Poi con semplici passaggi algebrici posso ricavare l'unica incognita che è rimasta nella prima equazione dopo la sostituzione, cioè V maiuscolo primo, che è la velocità del piano inclinato dopo che il blocco è sceso fino in fondo. E il risultato è questa radice quadrata, col segno meno perché so che il piano inclinato deve andare verso sinistra dal momento che invece il blocco scende a destra. Ora che abbiamo trovato il risultato V maiuscolo primo, andiamo a sostituire nell'altra equazione e troviamo V minuscolo primo, che stavolta viene con il segno più, perché meno per meno fa più, giustamente perché il blocco invece va a destra. E queste sono le due velocità finali, espresse in termini dei parametri noti, quindi l'altezza da cui parte il mattone, il rapporto tra le masse e il campo di gravità e basta.